benvenuti a tutti i radioascoltatori di Radio Adige TV. Benvenuti a questa nuova puntata di Verona in Musica. Abbiamo l'ospite di oggi che è Fatto Sano, nonché Riccardo. Ciao a tutti. Ciao, come ciao, stai? Ciao, ciao a tutti. Tutto bene, grazie. Voi? Tutto bene, sì? Sì, sì, stiamo bene, stiamo bene. Da dove ci parli? Da Torino, provincia di Torino sono. Ah, okay. Da Moncalieri. Ok, Moncalieri, okay. Sì. Perfetto, allora Fatto Sano, voglio chiederti innanzitutto il perché della scelta, insomma la scelta di questo nome. Questo nome, guarda, ti dirò subito che l'ho quasi rubato in realtà, poi però non è in realtà così, perché i primi anni che ho iniziato a fare musica con un mio amico di nome Fabio, che veniva anche chiamato Bobo, eravamo un duo di sedicenni, e lui appunto si inventò il nome Fatti Sani al plurale. Eravamo giovani sedicenni, quindi era un ossimoro divertente, quindi eravamo sedicenni a volte fatti, a volte sani, però quindi era molto divertente così. E poi ci siamo sciolti dopo un annetto, sciolti diciamo che non abbiamo fatto chissà che canzoni, però le prime canzoncine, e poi ho tenuto il nome Fatto Sano, quindi al singolare, perché okay. Mi piace il contrasto delle due parole. E ti ci senti ancora un po' in questa identità? Sì, diciamo che secondo me, andando avanti con gli anni, ho scoperto che rappresenta appunto il contrasto della mia persona. Magari essendo un bilancia, cerco sempre un equilibrio e quindi sono sempre un po' in contrasto con me stesso, diciamo. Ma infatti volevo dirti che questo contrasto, però armonico anche, se così possiamo dire, si vede tanto in quello che scrivi e anche nelle influenze che hai avuto, perché ho letto che hai ascoltato Phil Collins, Lucio Dalla, Bobo Marley, sì. E poi ti sei adatto al rap, sì. Che è stato un po' quello che ha fatto partire poi la tua produzione, no? Però sì, appunto, esatto. Anche ascoltando il tuo singolo, di cui adesso ci parlerai, Buffet, ha un sound molto rock, potremmo dire. Sì, su sì, quest, certo. Ecco, su questo invece testo sostenuto, che però appunto crea diciamo uniformità, anzi, cioè è un brano che rimane molto in testa, ecco. Meno male, sono contento. Ma parlaci un attimo, anche perché è un po' provocatorio, adesso farò vedere dei frame del video, quindi sì? Parlaci un attimo di com'è nato così. Ok, ma è nato molto spontaneo, guarda, le composizioni di tutto l'EP, la parte musicale e strumentale, di Adriano Settevecchio, che è il mio produttore che mi segue, che mi sta seguendo in tutto questo percorso artistico, e io scrivo i testi. E appunto Buffet è nata, come dico, lui ha fatto la strumentale, e io l'ho ascoltata, e poi ho scritto il testo molto spontaneamente. Tutta la sua strumentale che ha composto, ascoltandola e riascoltandola, mi faceva venire in mente il pogo, l'immagine del pogo della folla a un concerto. E allora ho pensato, dov'è che c'è il pogo a parte i concerti? Allora mi è venuta l'immagine del buffet, che quando c'è qualsiasi buffet o l'aperitivo, che vedi tutta la gente che va, si scaraventa contro la tavola per accaparrarsi il meglio che c'è. E allora è un'immagine divertente, ho voluto appunto giocare con questo significato, e poi il significato della canzone sta anche c'è la difficoltà del condividere, appunto, quindi quando siamo al buffet nessuno rispetta nessuno, nessuno condivide niente con nessuno, c'è come se fosse un istinto animale, cioè prendo finché ce n'è e poi non condivido niente con gli altri, e quindi parla di questo buffet. Ed è molto divertente, anche il video è molto... Ci siamo divertiti a farlo. Infatti ho letto che è stato anche realizzato da te e i tuoi amici, giusto? Quindi... Sì, sì, tutti i discepoli che sono rappresentati in questa ultima cena 2.0 sono tutti i miei amici. Tutti i miei amici, sì, sì. Comunque complimenti, perché è un pezzo che appunto è molto ironico, ma appunto ironia nel senso che lascia passare, no, qualcosa di profondo detto con una puntina di provocazione, o comunque sì. Questo rispetto un po' il genere.
e penso anche che sia un messaggio, cioè mi è venuto in mente mentre parlavi del buffet che è paradossale il fatto che in questo periodo di pogo di buffet non se ne può parlare. Ah, anche questo. Sì, diciamo che ho avuto la sfortuna che, cioè, sfortuna diciamo, questa canzone è stata creata molti mesi prima che succedesse tutto, la parte dell'epidemia, però, eh sì, purtroppo adesso in questo periodo è un po' difficile trovarsi a un buffet così. Esatto. E il singolo fa parte di un EP che è il Ballo del Grizzly, molto anche qui particolare perché ci sono diverse tracce, una diversa dall'altra, con dei titoli anche accattivanti. Abbiamo Ma che sbatta, Italiano Loco Yankee, poi Sunny Day, aspetta, no, forse sto dicendo, mancava Prosecco, ecco. Sì, Prosecco. Quindi è, diciamo, molto colorato anche, no, come successione di immagini. Sì, rispecchia abbastanza la mia persona. Io non sono uno, diciamo, troppo depresso, triste, nel senso, anche se in realtà forse nella vita reale un po' a volte lo sono, però quando mi ci metto a scrivere sopra le basi musicali mi trasformo un pochino. Sì, comunque rispecchia appunto il fatto sano, il personaggio. Ecco, esatto, è anche un po' terapeutico allora, da un certo punto. Sì, sì, per adesso sì, poi chissà, perché poi ogni canzone è una scoperta, quindi si spera che sia sempre sull'happy, sul felice. Felicità. Esatto. Però è bello il fatto appunto che dici sia una scoperta ogni volta, magari andrai a conoscere anche cose che non pensavi potessero appartenerti, non so. Ah beh, sì, sì, certo. Il bello, sì, proprio quello, che è un viaggio ogni volta, è come se fosse un viaggio. Sì. Esatto, esattamente. E quindi dici un attimo anche dove possiamo seguirti per vedere le nuove cose che farai, i progetti che porterai avanti. Allora, beh, sicuramente sui social, Instagram, Facebook principalmente, principalmente questi due qua. Basta che cercate Fatto Sano Official, esco io, la mia faccia oppure la mia immagine vestito da ultima cena nel video di buffet. Ok, d'accordo, allora ti ringrazio tantissimo per essere stato ospite qua a Radio Adige TV. Grazie a voi. E ascoltiamo allora il singolo Buffet. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Mano a mano si fa male, l'ultimo biglietto.
tutti vogliono essere padroni del buffet.